Sembrava una malattia debellata, insomma, del passato. Invece, come vediamo da questa animazione esemplare, vediamo come sono i sintomi. La meningite c'è ancora, anche in Italia. Colpisce e può uccidere e fa paura, il solo nome mette spavento. È stato sempre così. Poi parleremo anche del virus Zika subito dopo. Dunque restiamo sulla meningite, che ricordiamo è batterica. È in Toscana che i casi si stanno susseguendo con una frequenza da focolaio epidemico, ma resta il timore che possa diffondersi, anche precisiamolo, non c'è alcun allarme. Il consiglio ripetuto da molti medici di base, specialisti, consapevoli che sul tema ci sono pareri diversi e resistenze, è sempre lo stesso: non esitare mai a vaccinare i figli piccoli, senza dimenticare le persone anziane e chi va all'estero per turismo e lavoro. Per parlarne con noi a Quotidiano Medicina stamane è Elisabetta Vozza, medico di medicina generale. Medici di famiglia, ricordiamo, svolgono un ruolo importantissimo, fondamentale. Sono il primo baluardo nel monitoraggio e nel contrasto alle patologie virali e batteriche per la meningite. Dunque, dottoressa Vozza, l'arma vincente resta sempre la prevenzione. È sempre la prevenzione e la vaccinazione, sono sempre le armi principali per combattere in genere tutte le malattie. La prevenzione, e certamente la vaccinazione per la meningite è l'arma principale. Ecco, lei trova resistenze da parte delle famiglie? Sì, perché come sappiamo negli ultimi anni c'è stata purtroppo una riduzione delle vaccinazioni, soprattutto dei bambini, anche per campagne purtroppo negative e contrarie alle vaccinazioni. Sì. Cioè, questi sono effetti... A parte che ci sono proprio dei gruppi che vanno contro le vaccinazioni inventando delle cose in genere. Poi c'è da dire che la vaccinazione contro la meningite non è obbligatoria, ma è fortemente consigliata. Sì. Ecco, cosa dobbiamo sapere sulla meningite? Quali le cose che, senza allarmarci ovviamente, devono preoccuparci? A livello di... diciamo di sintomi, sono mal di testa, forte, febbre, vomito, nausea, fotofobia, fino alle convulsioni. Sì, e poi questa rigidità nucale. E la rigidità nucale, specie nei bambini. Sì. Chi è che deve fare quindi il vaccino e quale vaccino è meglio fare? Allora, purtroppo, come al solito, abbiamo dei gruppi ben precisi che sono più predisposti a prendere la meningite. Parliamo sempre dei soggetti defetati, dei bambini fino ai 5 anni di età, degli ultra 65 anni in genere, e di quelli affetti da patologie particolari tipo il diabete mellito, l'epatopatia, lo scompenso cardiaco, diciamo le patologie defetanti, classiche. Sì. Diciamo che dal 1990 circa i bambini non c'è più grande problema rispetto a uno di questi ceppi, perché abbiamo tre grandi gruppi: uno è Neisseria meningitidis, l'altro è l'emofilo influenza e l'altro lo streptococco pneumonie. Ma dagli anni 90 l'emofilo influenza esiste un vaccino, e i bambini vengono normalmente vaccinati. Questo è un batterio che produce nei bambini otite e che facilmente risale alle meningi. Sì. E avevamo casi di meningite quello molto un po' più insidioso, diciamo. Soprattutto per i bambini, però diciamo questo, con la vaccinazione esavalente, quindi con quella proprio obbligatoria, l'abbiamo ridotto dagli anni 90. Sì. Quindi delle resistenze poi si hanno per l'altro vaccino, per il meningococco di tipo C, perché questa è consigliata ma non obbligatoria. Sì. Ecco, se per esempio oggi, domani, venisse da lei una mamma, un papà che ha un piccolo entro i 5 anni, le chiedono un consiglio, lei che cosa risponde? Ma ieri me l'ha chiesto anche la mamma di una ragazzina 14enne, siccome questo si fa a 13-14 mesi, ma anche dagli 11 ai 18 anni, e mi ha chiesto che cosa ne pensi. Io ho detto domani vai, perché è proprio il caso. Sì. In questo caso il vaccino quale sarebbe? Quello dell'emofilus? No, è quello dell'emofilo, come ho già detto, viene standard automaticamente. Quello, cioè, tra i vaccini quello di Neisseria meningitidis, quello, del gruppo C.
gruppo C. Che ecco, è quello più frequente, che è quello che in questo momento c'è in Toscana. Quello in Toscana che, come dire, è comunque preoccupante, però è meno insidioso dell'emofilus. Sì. Oddio, diciamo che per quanto riguarda Neisseria meningitis, è una meningite grave, i sintomi nel 10% dei casi sono molto importanti. Ecco, quali sono in questi casi, come si propaga il virus? Credo nell'aria, diciamo, sempre attraverso le goccioline di flugge nei luoghi affollati, quindi nelle scuole, negli ambienti di lavoro, in tutti quegli ambienti dove si è in parecchi. Ecco, quali sono la prevenzione, le cautele? Che cosa si può fare? Le cautele, come al solito, stare lontano da chi starnutisce, lavarsi spesso le mani, evitare i luoghi affollati. Ecco, per esempio, in un bar, uno entra in un bar, c'è un signore che tossisce, dobbiamo allontanarci. Certo. Ecco, quindi però neanche esagerare. Senza allarmarci. Perché poi capita che c'è un caso in una cittadina e tutti si allarmano. Bisogna aver avuto un minimo di vicinanza stretta. Sì. Non è perché uno è passato oppure perché è amico dell'amico, è automatico. Sì, certo. Però in ogni caso, ecco, chi tossisce farebbe bene a tossire non nell'aria ma in un fazzoletto. In un fazzoletto. Insomma, e chi invece sta a fianco di allontanarsi. Seppure con discrezione, insomma. Cioè, bene, quindi qui stiamo vedendo nel frattempo le immagini che ci manda Maria Argentino dalla regia, cioè i sintomi, questo è il rash cutaneo. Perché cioè sì, è possibile anche un rash cutaneo. Sì. Sì. E poi queste ricorrenti immagini di mal di testa, di fotofobia sì, e anche fonofobia, cioè la intemperanza ai rumori, sì. Anche quello è un sintomo. E questa rigidità nucale soprattutto però nei bambini più piccoli. Sì, sì. Eh sì, nei bambini più piccoli che sono quelli più esposti, però ripetiamo, non bisogna allarmarsi perché siamo... perlomeno noi qui che viviamo in un'area centro-meridionale, bisogna però essere attenti. È vero? Bisogna essere attenti e far vaccinare proprio i bambini. Questo è fondamentale. Farli vaccinare, lo ripetiamo, lo abbiamo detto anche tante volte con i suoi colleghi, anche contro l'influenza. Certo. Quella classica. Perché? Perché siccome questi due batteri, Neisseria meningitis e Streptococcus pneumoniae, perché sono dei nostri comuni commensali. Sì. In particolari condizioni, proprio quando uno, per esempio, prende l'influenza, questi batteri risalgono in zone che normalmente sono asettiche, tipo le meningi, il sangue. E per questo poi danno la patologia, quindi sono anche dei commensali ma trovano delle predisposizioni appunto per esempio nell'influenza. Ecco una cosa che io chiedo sempre ai medici di medicina generale, noi andiamo non so al bar, prendiamo il caffè, poi usciamo oppure al supermercato per fare la spesa, ritorniamo a casa, prima operazione che bisogna fare? Prima operazione è sempre lavarsi le mani per bene e non in maniera, lavarsele col sapone, un detergente e perché no anche lavarsi il viso, non guasta mai, quindi... E non baciatevi alla napoletana, alla meridionale. Quando si incontrano le persone per strada, evitare per quanto possibile soprattutto di abbracciarsi. Evitare di esporre i bambini a questi baci in questi periodi invernali. Bene, quindi abbiamo un po' dato qualche dritta sulla meningite che non ci spaventa, non ci allarma, però deve farci stare allerta, come si dice. E passiamo al virus Zika. Si chiama Zika questo virus di cui ormai si parla a livello planetario perché fu isolato per la prima volta nella foresta Zika in Uganda, vicino a Entebbe, la capitale dell'Uganda, in un primate, pensate, in una scimmia. Ecco perché i medici veterinari della Federico II stanno studiando l'influenza in genere, il virus influenzale e anche il virus Zika. Ecco, qui vediamo le ultime notizie. Vedete, negli Stati Uniti è allarme, alzato a livello 1, perché il Comitato Olimpico Americano ha invitato gli atleti, come sapete, ad essere liberi o meno di andare alle Olimpiadi. Niente rischi virus, precisano invece... Dilma Rousseff, presidente delle autorità brasiliane, dalle zanzare agli aerei, così vola, è vero, il virus Zika attraverso diciamo i voli di linea. Allarme epidemia Zika potrebbe arrivare in Italia questa estate.
poi ne parliamo fra poco. In Lombardia test gratuiti per le donne in gravidanza entro l'ottava settimana che hanno recentemente effettuato i viaggi in quei luoghi. Questo è interessante, questa iniziativa della Regione Lombardia, che è la regione sempre guida della Regione Lombardia. Dunque, Zanzare OGM, per fermare, qui poi cominciamo con la fantascienza, per fermare il virus Zika, 12 gruppi di scienziati al lavoro alla ricerca di un vaccino. Dottoressa Monza. Allora, io vorrei un po' ridimensionare l'allarme. Sì, è un allarme internazionale, ma è dovuto non alla patologia in sé, che volendo è una sindrome da raffreddamento, anche minore dell'influenza stessa, tant'è che in un terzo della popolazione che ha contratto questa patologia non si riscontra neanche, non se ne accorge. Poi sono i soliti sintomi, raffreddamento, i dolori muscolari, la cefalea, nulla di che, e si risolve normalmente. Una specie di malaria, visto che viene inoculato dalla zanzara. Siccome viene in pratica inoculato poi dalla zanzara del genere Aedes aegypti, che è soprattutto delle zone del Brasile, del Messico, e da noi questa zanzara non c'è. Quindi incominciamo ridimensionare. Noi abbiamo l'Aedes albopictus, cioè la zanzara tigre. In verità non è che sono, non c'è la certezza che anche questa zanzara lo trasmetta, però pare che sia soprattutto egipti. Tutto ciò premesso, c'è da dire che fondamentalmente abbiamo detto che per la popolazione in sé non c'è un vero danno, se non fosse che si è notato una certa predisposizione delle donne gravide a partorire bimbi con microcefalia in questo periodo in cui in pratica c'erano queste infezioni da virus Zika. Ecco, la microcefalia è una, purtroppo è una malformazione di, che condanna di riduzione della scatola cranica. Tanto che il presidente dell'ONU ha dichiarato che sarebbe il caso sia della contraccezione quasi obbligatoria, perché in questi paesi naturalmente sappiamo che circa la riproduzione non è che dipende poi tanto dalle donne, e quando addirittura l'aborto terapeutico, contro il quale si è schierato subito il Vaticano. Ecco, qui vediamo una delle immagini emblematiche, la zanzara che praticamente fa penetrare il suo pungiglione nella cute, e quindi poi c'è ovviamente tutta la fase del... Sì, perché un'altra cosa forse dobbiamo specificare, non è questa attraverso le goccioline di Fugge, ma è attraverso la puntura della zanzara. Questo è già un ridimensionamento per la popolazione importante. Non è che siamo chissà quando esposti, a meno che non facciamo un viaggio in queste zone. E poi c'è sempre questa alea, questo mistero, se sia solo la zanzara Aedes aegypti a inoculare il virus, o anche la zanzara tigre, che purtroppo, infatti, gli scienziati temono che, non escludono insomma, che possa essere anche questo. Ecco, qui un caso di microcefalia del bambino nato appunto rispetto alla misura normale, abbiamo visto la differenza. Quindi uno sviluppo, un cervello che non si sviluppa in una scatola cranica ridotta, e quindi le malformazioni. Aggiungiamo anche che parleremo ancora nelle news domani del virus Zika, faremo un approfondimento domani. E poi lo faremo anche venerdì con i professori del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università di Napoli. Noi oggi abbiamo ritenuto di fare questo approfondimento con i medici di famiglia, che ricordiamolo, sono dei baluardi indispensabili, sono anche quelli più organizzati, perché voi fate parte, vero, di questa Influnet, vero, di questo, della prevenzione, della rete. Una cosa volevamo aggiungere, noi che cosa dobbiamo fare noi italiani? Più che altro dobbiamo rivolgerci alle donne che si recano a fare un viaggio in Brasile, in Messico, in queste zone, di evitare una gravidanza. Questa è tutta la prevenzione. Di utilizzare repellenti per le zanzare quando ci si reca in queste zone. Questa è la prevenzione. Ecco, diciamo che in questo periodo io non ci andrei. Se fossi donna e se dovessi viaggiare per motivi di lavoro, rinvierei
questo viaggio. Per quanto riguarda invece le Olimpiadi, beh, lì c'è qualche problema. Il problema è dovuto fondamentalmente sempre al fatto, alla massa di persone, certo, e che quindi poi potrebbe divulgare la patologia. Sì, certo. Però ricordiamolo, precisiamolo sempre, quindi la meningite è batterica, cioè si propaga attraverso le virale, corcioline. È anche virale, ma anche diciamo virale, quella però... virale è meno importante, si risolve nella maggior parte dei casi. Quella problematica è quella batterica.